zombie apocalypse. Ciao a tutte, ciao a tutti, nuovo video in collaborazione con Stefi, ovvero il canale di Stefi, La Pirottina. E dunque, questo è un video with me, ovvero get rid with me, scusate, non riuscivo a raccapitarmi di cosa dovevo dire, ma vabbè, dettagli, questo è il bello della diretta anche. E niente, questo è un make-up, io non chiamerei make-up tutorial, ma è un make-up. Un video di trucco, già mi prude il naso, chissà perché, ma vabbè, dettagli. E io comincerò a toccarmi con la palette di Sofix Extra Spice, questa qua, ed è molto bella e mi piace davvero tanto, quindi comincio subito a truccarmi. E non solo, nel frattempo cercherò di tanti argomenti che mi piacciono un casino. Gli argomenti non sono tantissimi, ma io ho detto tanti, ma vediamo quelli che tratterò. Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare in primis Stefi per questa collaborazione che mi ha chiesto e chissà che non ne faremo altre ancora. Comunque, nulla, non perdiamoci in tempo in chiacchiere inutili, che non, poi non sono chiacchiere inutili, ma poi so che questo video lo invierò a lei, cioè prima non so se adesso chiederò a lei se pubblicarlo nel mio canale o direttamente mandarlo a lei. Comunque, in ogni caso, lo edito e poi lo mando a lei. Vediamo, o magari lo pubblico sul mio canale, non lo so. Chiedo, prima di tutto registro e parlo un po' con voi. E nulla. Ho già fatto le sopracciglia con gli stessi prodotti che vi sto a dire. Uno è questo e l'altro è il Cobrown di... Blob Artist Set, Blob Artist di L'Oreal. Una è una matita sopracciglia, eccola qua, della Rimmel, e l'altro è questo per fissarle. Poi che altro dirvi? Aspettate, mi avvicino un po'. Allora, mi sono avvicinata perché non so se mi sentivate o meno, ma io ho il vizio che ogni volta mi allontano dalla telecamera, non so se sia una cosa buona o giusta, ma mi allontano, vabbè, nulla, cosa sbagliata, lo vuol dire cosa sbagliata o giusta, ma vabbè. Allora, innanzitutto volevo fare un trucco sul verde, ma ho l'impressione che ballerò un po', perché volevo fare un altro trucco simile a tante altre ragazze che ho visto su YouTube, persino quello che ho visto uno da Clio, che l'ha visto per prima anche Stefi, ma mi sa che io farò un trucco a mio piacere, poi speriamo di non deludere neanche Stefi, di non deludere, di non illuderla, non so come si dice, comunque ci siamo capiti. Già, allora mi sa che farò Romance e Everyday, questo qua, aspettate che ve lo faccio vedere per essere più corretta. Prenderò questo Romance e un po' di questo Everyday, questo, vedete, questo qua e questo colorino qua. Ci tengo a precisare che non so come verrà il trucco, quindi non vi aspettate nulla di speciale, però almeno ci divertiamo un po' e parliamo un po' così a casaccio, tanto per parlare un po' con voi. Seguo tante youtuber italiane, a partire da dalle più gettonate su YouTube, però innanzitutto ci tengo a seguire anche Scarlett81. Non commento sempre, però la come dire, la guardo molte altre youtuber che non mi ricordo quali sono, ma vabbè, io sapete che non mi segno mai niente quando parlare, comunque vabbè. Sto cercando qua un pennello che non mi trovo. Ah, ecco qua, no, non è questo, questo è quello con cui ho fatto il sopracciglio. Sto già incominciando a perdere tempo. Ai ai ai. Allora, questo lo metto di qui, non so neanche dove metterlo. C'è questo qua che è boh. Dunque, metto un pausa e torno.
Rieccomi, allora ho preso Everyday, sempre lo stesso che vi ho fatto vedere prima. No, però così non mi vedete, vabbè. Mi toccherà fare così per potermi vedere da lontano, che poi non vedo una mazza da lontano, chissà che porcheria verrà fuori da sto video, ma ci voglio provare. Ovviamente non, come dire, non velocizzo niente, se no. Non so cosa si capisce dal video. Un po' guarderò in telecamera perché sennò così veramente non capisco cosa sto facendo. E nulla, praticamente sto cercando di fare più video, ma ogni tanto vedo che non riesco proprio per il motivo che preferisco dedicarmi di più alla famiglia. Comunque, vabbè, questo l'ho già detto. E nel frattempo sto cercando di guardare qualche altra YouTuber dal quale prendere spunto, perché non è che non mi mancano le idee, non, che mi mancano le idee, cioè ce l'ho le idee, però voglio cercare di approfondire più argomenti senza parlare di argomenti spiacevoli, perché già ce n'è pieno YouTube di questi argomenti, di certi argomenti spiacevoli, però non mi va neanche di parlare di argomenti che a me mi possono anche far piangere. No, piangere no, però è brutto da dire. Più che altro fare arrabbiare, perché siamo in un periodo un po' non tanto bello, nel senso che è un periodo delicatissimo per il mondo, molto drastico, e anche non si sa come andremo a finire, quindi vabbè, non voglio parlarne, quindi non lo so, preferisco parlare di cose, argomenti più leggeri e frivoli, perché sul mio canale ho già parlato troppo del mio canale, troppo del, no scusate, aiuto, ce la posso fare. Allora, dicevo, ho preso adesso Romance di nuovo, ho appena finito di applicare. Cos'è questo? Aspettate, vi faccio rivedere. Allora, Everyday, questo qua, ve lo faccio rivedere, ve lo riprendo a mano. Everyday, questo qua, ve lo avvicino. E poi adesso sto rimettendo Romance. Vedete questo? Romance. E vi dicevo, praticamente preferisco parlare di argomenti frivoli che non di argomenti pesanti, che già penso che alcuni siamo poi scocciati a ascoltare argomenti un po' fuori dalla norma, fuori dalla grazia di Dio. Quindi nulla, ragazzi, io mi piace molto parlare di make-up, come anche della mia musica preferita, è molto bella e io adoro ascoltare tanta buona musica, perché la musica è vita. E il mio respiro, la musica mi piace troppo. E io da quando sono nata, ovvero addirittura da quando era fu la mia infanzia, perché adesso sono una donna adulta, ma va, però quando ero piccola ero sempre o canticchiando o ballando, quindi adoro, io c'ho la musica nel sangue, non so perché, ma mi piace troppo ballare e cantare, quindi non vedo perché non devo parlare anche di musica. Tipo Michael Jackson mi piace morire, come ballava e cantava, nel senso Billie Jean, come si chiama? Vabbè, quella canzone fa ta ta ta, non so neanche come si fa, come la canzone, comunque se vi piace sentire un piccolo strofa forse riconoscete la canzone, comunque dopo c'è, non so, forse avete capito, ve lo metterò nella sovraimpressione del video, non so come spiegarmi, comunque forse mi avete capito, non lo so, perché io sono incomprensibile da capire, mi rendo conto che certe volte i miei video non rendono, perché tante volte non mi faccio capire, però boh, non so manco io come caspita, aspettate che mi allontano un attimo. Allora ragazzi, ho provato a fare un mutischio, ovvero a metterci un po' di 21, che sarebbe, lo sapete già, della Extra Spice Soupix 21, sarebbe questo qua, questo. Aspettate, che ve lo riavvicino.
21 serve questo. Eh sì, lo so, è abbastanza acceso, ma perché se no non ci vedrebbe davvero un bel niente. E quindi ho provato a accendere un po' di colore sui miei occhi, se no non si vede veramente un bel niente. Cioè, i miei occhi sono piccoli, se metto una cosa che non si vede nulla, buonanotte, proprio andiamo a fare un pastrucchio. Davvero, i miei occhi non devono essere neanche troppo opachi né troppo spenti, ma manco troppo accesi. Una via di mezzo, vedete? Sì, l'ho solo fatto più alto quello, il colore. Adesso lo aggiusto se ci riesco, se non faccio un pastrocchio anche lì. Sì, più o meno, ci siamo, eh. Ci siamo. Io ora sto guardando questa parte perché ho lo specchio. Dai, non è male, via. Stamattina ho un altro make-up diverso, avevo un colore, due colori uniti diversi per fare una matita qua, per applicare un po' di matita, siccome che la matita non ce l'ho. E quindi ho usato, vabbè non c'entra niente, ma però ve lo dico lo stesso, ho usato brown, vabbè questo qua, questi due, questo e questo ho utilizzato nella rima inferiore dell'occhio, perché avevo necessità, e anzi più che necessità, voglia di avere un po' di matita nell'occhio e un po' di mascara, blush, non blush, che dico, bronzer, contouring, quel che è, un po' di uniformare le sopracciglia. Sono uscita così alla spesa, oltre a tutte le cose che devo da fare, tra la spesa una cosa e l'altra, mi sono truccata così, più leggera possibile. E niente ragazze, no, questo sono burro cacao, se mi chiedete se ho messo il rossetto, non ne ho messo, però sì ragazze, mi sono voluta truccare così oggi. Ah, come vi sembra? Vabbè, a parte che ci devo mettere un pochettino di, come dire, di, non veramente, di correttore, ma vabbè, buonanotte. Oggi non so per cosa mi esce di trucco, perché sinceramente boh. Allora, vediamo un po'. Andiamo a mettere mascara che è importante. No, qua il mascara non c'è. Dove l'ho messo? Ah, è vero. Io ho tutto sotto gli occhi e non lo vedo. Sotto il naso e non lo vedo. Questo vado a mettere il mascara Scandalizer Rolette. Vabbè, già lo conoscete da un sacco di anni, perché io l'ho extra mostrato su YouTube. L'ho vinto a casa di Fabiana. Vabbè, prima si chiamava Miss Lilla 001. Adesso si chiama Casa di Fabiana. Ecco qua, questo è il mascara ed è 001 black e nero. Dove si apre? Ah, da qua. Non vedo una mazza senza occhiali. Pardon. Allora, stoppo, metto il mascara e torno. Ok, mascara messo. Non so cosa si possa vedere. Non lo so perché questa maschera, no, questa maschera, questa telecamera non fa vedere bene le cose. Boh. Va bene, ho fatto caso che adesso non ho messo il correttore, però il look che ho creato perlomeno è questo. Anzi, senza perlomeno è questo e basta. Allora, come palette ho utilizzato, ribadisco, questa qua, Soapy Extra Spice. E i colori sono sempre quelli che ho utilizzato, ovviamente. Il colore più acceso è questo, 21. E adesso vado a metterci il correttore, se lo trovo, perché qui c'è un macello. Eccolo qui. Vado a mettere un po' di correttore. Questo è L'Oreal Infallible 327 Cashmere. Intanto guarda, non sia che la registrazione se ne vada di là. Scusate, però ogni tanto i cani fanno casino. Se sentite rumori non sono io, sono i cani che abbaiano. Sperando che non si senta troppo veloce. Cioè, c'è troppo. Io non so, sto straparlando, chissà perché. O mi distraggono da giù, perché giù c'è un casino che non va bene, nel senso che i cani fanno chiasso, quindi boh, vabbè. O lo fanno apposta perché non vogliono che registro, ma a me non me ne frega niente, registro lo stesso.
Ah, cosa vi stavo dicendo? Non lo so neanche io, ma vabbè. Che comunque mi sto divertendo molto a fare questo trucco che non so se vi può piacere o meno, ma a me piace. Non è un trucco da dire, ah, come sei brava, come sei professionista. No, manco il detto, cioè neanche vicino, neanche lontanamente, perché non sono una makeup artist, non sono una professionista, però mi piace truccarmi e darmi una, come si dice qui in Sardegna, una messa a posto, una vissiata, cioè una ripristinata per essere più a posto. Ora non faccio questo trucco che ho fatto, non ho fatto il trucco che ho fatto stamattina, più o meno lì ci siamo. Ci siamo, nel senso che faccio quello che posso, ragazzi, se non mi piace, a me improvvisa mia essere una makeup artist, come è successo anni fa, che mi hanno detto che sembravo che volessi spacciarmi per quella che non ero, che in realtà non è vero. Ora non sto facendo polemiche, ma mi viene da farne quando mi dicono che non è nella mia indole, non è nel mio campo, quando anche se non è il mio campo me ne porto altamente, perché la verità, e non lo faccio perché voglio sembrare quella che non sono, però me ne può fregare di meno. E continuo, ragazze, perché a me mi piace fare, a me meno si dice, però per dirvi a voi che a me piace fare il mondo del trucco, e lo continuerò finché ci avrò posto in un angolino mio youtubiano o nel web, lo farò. Poi, quando non ci sarà più nulla, ciccia, lo farò per conto mio. Chi se ne? Ora non sono arrabbiata, però certe cose non mi piacciono. Vabbè, le devo accettare, le accetto, però dico anche io la mia, o non posso. Ma sì, dai. Lo dicono tutti, la propria, io che sono, dovremmo per forza stare zitta, non esiste proprio. Voi direte, ma devi starti zitta, perché no, non mi sto zitta. Parlo perché anche io la lingua e parlo. Comunque, ragazze, questo trucco è molto bello, cioè, almeno secondo la mia opinione. Non ci vedo nulla di male a toccarmi e ribadisco, Stefi, se ti piace o non ti piace, di anche quella tua e dimmi se è brutto o se devo modificare qualcosa, lo farò più là quando farò un'altra collaborazione con te. Dimmi tu la tua, se ti piace o se ti piace, se ti sta bene così oppure se è brutto. Nulla, allora cosa devo mettere qua? Ah sì, la terra, perché io senza terra non ci so stare, cioè senza bronzer, sarebbe questo qui di Rimmel Sun Shimmer, perché è bellissimo, mi piace davvero tanto. Non so perché continuo a essere fissa con questo. E poi perché no, un po' di, come dice la grandissima e fantastica Fabiana Lizzi, la Fabiana Lizzi si chiama, sì, l'Illuminangi metto. Un po' di illuminanci non guasta nessuno. Poi cos'altro volevo dirvi? Niente, volevo dirvi semplicemente che mi sta piacendo un botto guardare le serie, non TV, ma le serie, no, le fiction più che altro. Adesso sto guardando, come si chiamava quella fiction su Canale 5, era Più forti del destino. Intrighi e passioni, sì, molto bello quella fiction. Non so adesso dirvi nulla, spoilerarvi niente, anticiparvi nulla, perché preferisco che siate voi a dargli un'occhiata se vi può piacere o meno quella serie. Perché ognuno ha i propri gusti preferiti tra serie TV e non solo, anche tra le fiction della Mediaset e via discorrendo. Quindi non sto lì a dire nulla. A me è piaciuta, io vi ho detto il titolo e tutto, adesso via discorrendo. Sta a voi decidere. Ciao. Nulla. Ah, non vi ho detto. Cos'è questa? 006? No, 04, non pare che sia. Si è cancellato. Comunque, Sunset. Questo si chiama. Sunset, Sunset, boh. Vabbè. Quello è. Questo è il bronzer. Nel frattempo mi sto guardando Barbara Palombelli, Forum. C'è a chi non piace. C'è a chi può piacere. A me piace.
me la guardo perché è simpatica, dai, non la trovo male. Illuminante, appunto, mi devo mettere. Poi cos'altro mi guardo la sera? Ah, Tempesta d'amore, mi guardo pure. Tempesta d'amore non è male, ne avevo parlato in passato sul mio canale YouTube. Sul canale e ho parlato anche di tanti altri canali che guardo, cioè di altri telenovele che guardo. Una vita la guardo ma poco, non so perché. Da quando sto guardando sempre YouTube e altre cose. Guardo poco una vita, però mi fa ridere lo stesso una vita. Aspettate un secondo, ragazzi. Ecco qua. Allora, io mi sto mettendo, mi sto applicando di Revolution Highlighter. Questo qua. Leggetelo voi perché io non so come cavolo si legga. Ecco qua. Questo. Sì. Se tolgo il dito è meglio. Si leggerà qualcosa? Sì. Ok. Questo è l'illuminante che è fantastico, wow. Non dico che ci vedano lo spazio con questo illuminante, però mi piace da morire. Forse l'ho messo un po' troppo, aiuto. E nulla, come rossetto non metto nulla, metto se non che una pena di quel rossetto che mi è stato omaggiato da come giveaway da come si chiama? Miss Lilla 001, vero Fabiana. Sì, nomino sempre quel canale perché è da lì che ho vinto alcuni prodotti che mi sono stati inviati. Non lo dico per vantarmi perché ci mancherebbe altro. Va bene, basta il pensiero, ma io la seguo da tempo. Adesso devo dire, non è che la seguo sempre assiduamente, ma ogni tanto ci do uno sguardo al suo canale perché ha contenuti molto molto interessanti e mi piace tanto. Non la guardo sempre, ripeto, perché ho tanti altri canali che seguo, però lei mi è rimasta sia impressa nella mente che nel cuore, mi piace. Mi sono affezionata a lei, molto brava e molto bella anche, una bella persona. Mi sa che non ho detto qui il rossetto, eh sì. Dovevo mettere una matita, ma vabbè. Allora, è lo stesso, anche così. Adesso mi direte, ma Dio che è, non te ne metti per metterti il rossetto? No, vabbè, forse come se fosse un burro cacao faccio a momenti. Non so perché, ma ormai ce l'ho di abitudine. Già. Ok. Spero che vi piaccia questo trucco, un po' fatto all'anno, eh? Però mi piace a me. Sinceramente non mi fa impazzire. Non è un trucco da dire, appunto, ripeto, wow, però va benone per chi vuole divertirsi un po' a guardarmi a che dico, sì, più che altro per farsi compagnia. Non dico che per forza deve essere un trucco chissà che, però almeno spero che vi faccia piacere, che vi ha fatto compagnia. Ah, vi faccio rivedere il trucco. Sì, non l'ho messo chissà come bene il bronzer. L'importante è il contenuto, non solo la qualità, ma anche l'argomento più che altro. Io non ho fatto chissà l'argomento, però vi ho detto le mie sensazioni, cioè più che altro quello che ascolto, quello che guardo, a cosa, come dire, a cosa. Aspetta un secondo. A cosa partecipo con mia nonna per la televisione, perché quando sono seduta sul divano, voi dovete sapere, oltre a guardare YouTube, sul computer, oltre che sia il telefono, tablet o quel che è, mi piace partecipare con mia nonna a commentare quello che guardo in TV, tipo, vabbè, lasciate perdere quello che si sente dappertutto in ogni campanella che sentiamo in giro. Dappertutto, non parlo solo della TV e ogni cosa, però io quando mi voglio svagare oltre a YouTube guardo la TV, tipo Tempesta d'amore, Una vita, Segreto oramai bandito perché non c'è più, tra poco torna anche Brave and Beautiful, che sarebbe la serie turca di Istanbul, bellissima, adoro,
dove è ambientata? È ambientata, che io sappia, appunto a Istanbul, sì, in Parigi, se non erro. Ed è su Canale 5. Chi è interessato la può vedere. Ripeto, si chiama Brave and Beautiful. Allora, ragazze, è durato anche troppo sto video. Io vi lascio e ringrazio di nuovo Stefi De Marco, ovvero scusate, Stefi e il canale della Pirottina. Un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ah, andate anche dal suo canale YouTube, mettete like, scusate. Sì, vabbè, avete capito comunque. Iscrivervi, attivate la campanella in ogni dove, ovvero sia al suo che al mio canale YouTube, sempre se vi piace. Non vi voglio costringere, perché molti pensano che io li voglio costringere, al che non è vero. Siete liberi di fare come volete. Comunque, nulla. Attivate la campanella, iscrivetevi, condividete se vi va, non siete costretti, anche lì lo ribadisco. Un bel like che ci fa piacere a tutte e due e soprattutto divertitevi perché la vita è bella ed è una sola, ovviamente. Lo dico perché è la verità e ci piace il make-up, ci fa stare bene. Fate appunto, come dice Gattaluna Kimono Blu, fate quello che vi fa stare bene. Non è che lo prendo a lei perché mi piace, solo perché è simpatica. Ciao Gattaluna e ciao a tutti e ciao anche a tutti i miei iscritti e a quelli di Stefi. Ciao, un bacio, scusate se l'ho fatta lunga ma vi adoro troppo. Ciao, vi voglio bene. Ciao ciao. Zombie apocalypse.